porta la tua attività sulla più grande web TV della provincia di Pavia. 500.000 di persone hanno guardato Jab TV nell'ultimo anno. In poche settimane potrai raggiungere un pubblico molto ampio in modo creativo ed originale. La tua pubblicità comparirà su migliaia di computer, smartphone, tablet e smart TV a prezzi mai visti. Scrivi ora senza impegno a spot@jabtv.it o chiama il numero 320 22 45 117. Ieri su Jab TV vi abbiamo mostrato il video dell'artista fiorentino Lorenzo Baglioni di Jacopo Meli, che è un ragazzo che si batte per migliorare la vivibilità dei mezzi pubblici da parte di persone portatrici di handicap. Ma secondo lei qui a Voghera ci sono troppe barriere architettoniche oppure la nostra città è adatta alle persone disabili? Ah già, che scemo c'è qui Jacopino e non ce la fa. Non si può. Non si può. Ma non si può. Ma perché c'è il treno, è un casino, la rozzina, ma poi... Diciamo che si è fatto molto per i disabili, infatti credo che tranne i mezzi pubblici siano ormai abbattute tutte le barriere architettoniche, a cominciare dal centro ma anche verso le periferie, ai semafori. L'unica cosa credo che sia invece un po' la brutta abitudine di noi cittadini, che magari ostruiamo il passaggio con le biciclette, con le moto. C'è anche l'abitudine di parcheggiare nelle aree di sosta dedicate proprio a loro, no? Sì, sì. Quello, vabbè, è una cosa deplorevole. Secondo lei cosa porta le persone a comportarsi in questo modo? Lei intanto lo farebbe, l'ha fatto? No, non lo farei, però so che lo si fa per comodità. Per comodità, proprio per dire intanto non c'è nessuno e allora chi vuoi che venga a cercare me o che venga a cercare questo posto? Ce ne sono altri e un po' per poca sensibilità forse. Guarda, io i mezzi pubblici non è che li utilizzi molto, ecco, quindi non è che sappia, però secondo me non hanno quell'utilizzo che dovrebbero avere già qua a Voghera, perché vedo passare sempre dei pulmini, mezzi vuoti, e non penso neanche che abbiano delle strutture utili anche per persone che hanno certi problemi o cose. Dal punto di vista delle barriere architettoniche invece Voghera secondo lei come messa? Bisognerebbe fare di più oppure è già abbastanza? A carattere nazionale anche, ritengo che ci sia da fare di più, quindi anche Voghera rientra in questo, perché non è che esula da queste cose, ecco, assolutamente. Per finire, c'è questa cattiva abitudine a parcheggiare nelle aree di sosta dedicate alle persone disabili. Lei è un'abitudine che ha oppure no? No, non lo farai mai, assolutamente. Secondo lei cosa porta le persone a farlo? Indifferenza oppure altro? Trascuratezza, probabilmente non sanno. Io so cosa vuol dire e quindi avendo in casa una persona che ha dei problemi posso capire maggiormente le cose. Per gli altri c'è un disinteresse maggiore sicuramente, perché non è una cosa che li tocca da vicino o meno. Però io anche in passato ho sempre rispettato certe cose, perché anche se non avevo problemi di questo tipo in casa, però ho sempre cercato di avere un occhio di riguardo e un occhio particolare per le persone che hanno dei problemi rispetto a noi, ecco. Ma penso che sia abbastanza accessibile per queste cose. Quindi non hai notato che l'amministrazione non ha dedicato abbastanza risorse a migliorare la città sotto questo punto di vista? No, non posso dire niente su questo. Tra l'altro spesso la responsabilità, magari non a Voghera ma in generale, non è solo delle amministrazioni ma anche proprio dei cittadini. C'è questa abitudine di parcheggiare nelle aree di sosta riservate ai disabili, no? A te è mai capitato, sinceramente? Io non l'ho mai fatto perché non ho la patente, ma ho visto fare con i propri occhi persone che senza problemi hanno fatto questa cosa. Perché secondo te? Indifferenza. Per indifferenza? Indifferenza verso le persone che hanno questo problema, perché secondo me bisogna trovarsi in questa situazione per capire. Potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Vengo anch'io notturno per vedere come stanno le bestie feroci.